apocalypse. Ragazzi, c'è qualcuno. Ok. Il problema, ragazzi, ho sprecato tante munizioni. Facciamo così. Ci sono ancora persone, eh? Ok, ci sono ancora persone, ragazzi. Il problema, ragazzi, è che non ho molte munizioni. Io mi sono messo qui davanti al bunker per vedere se entra qualcuno. Io guardo da questa parte perché se aprono il bunker lo vedo. Ma avete visto, ragazzi? Quello è venuto e ho visto soltanto le spear. Non ho visto il personaggio che correva. Lo vedevo invisibile. Questa cosa mi fa preoccupare, ragazzi, eh. Andiamo in inventario. Allora, io ho due granate, ho due caricatori in tutto, della K e dell'MP5. Il problema, ragazzi, è che se spariamo uno o due persone non abbiamo più munizioni. Questo è un bel problema. Questo non aveva niente, coraccio. Guardate com'è morto! Ragazzi, guardate com'è morto! Vabbè, ok. Ragazzi, sai che vi dico? Facciamo l'evento. Ho ucciso questo qua. Adesso, intanto facciamo l'evento. Io credo che scompare il mio personaggio da qui quando facciamo l'evento. Ah no, ma l'evento non è partito. Aspettate. Ah, forse questo? Ok. Vado nel team blu. Vediamo adesso quando persone ci fanno niente. Nessuno. Ah, qua. Va, vado team blu. Vai, ragazzi. Vediamo. Vado nel team blu. Va, vediamo che cosa succede. Siamo con questo evento qui, vediamo, facciamolo. Guardate, ragazzi, io ho la media assurda. Ecco, è partito l'evento, ragazzi. Vabbè, almeno facciamo qualcosa perché nella modalità di sopravvivenza non stavo facendo nulla. Ho ucciso questo e basta. Vediamo un po'. Cioè, sento sparare, sta 3 ore per caricare. Vediamo un po'. Noi ci dobbiamo prendere adesso l'arma. Io preferisco la K47, la spada, la pistola, vai. Oh, ma siamo in mezzo a nulla. Ok. C'è anche l'eye drop. Bella sta cosa. Allora, cammino in mezzo ai cespugli. The cargo has landed. Ragazzi, ho un problema che a volte non vedo i nemici. Li vedo tipo trasparenti. Quello è uno zombie buggato. Devo entrare in questa casa. C'è un hydro. Devo vedere se c'è qualcuno qua vicino. Loro sparano perché questi qua sono un team, eh. Vediamo quante persone ci sono. Siamo 2 contro 2. Io non vedo nessuno, eh. Proviamo a saltare da qui. Io avanzo piano piano. L'hanno killato di brutto.
Red team started in capturing the cargo. Io non li vedo. Ma dov'è? You have 30 seconds left. Ma che cazzo? Ma perché non mi prendo la granata? You have 15. Blue team is taking over the cargo. Io non li vedo. Ragazzi, non ci sto capendo nulla, eh. Arriva. Ok. Uno l'ho killato, ragazzi. You have 30 seconds left. You have 15 seconds left. Mamma mia, ragazzoni! 9, 8, what the fuck? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abbiamo vinto! Uhuhuhu! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, che partita! Wow! Wow! Ma qua si aprono le porte! Cioè, ragazzi, c'è qualcuno! Sono aperte le porte! Ok, ragazzi, devo provare ad uscire da questa base militare, perché ormai sono rimasto troppo tempo qua dentro. Ora che io ho aperto il cancello, l'hanno sentito tutti. Quella torretta a me non piace, perché non c'è nessuno sopra la torretta. Ragazzi, come faccio ad uscire da questa zona? Ci sono i mech qua davanti. È un po' difficile. Qua le venti non le stanno facendo.
Sono stanco. Sono stanco. No. È in... Ok. Ecco, lo sapevo io. Ok ragazzi. Ora vedete che io nell'MP5, vabbè, abbiamo poche munizioni, mi devo curare, quindi non so se mi ha fatto così male. Vabbè, noi ci curiamo a prescindere, ragazzi. Ci curiamo a prescindere. Ragazzi, che cos'è sta palla qua? Bianca. Si mangia? È un fungo? Non mi dire che è un fungo velenoso. Io provo a mangiarlo, ragazzi. Oh, se è velenoso muoio. Che vi devo dire, ragazzi? Il mio personaggio sta morendo di fame. Perché... Oh, ma... Aspetta, c'è un casino. Mettiamolo... Butto sta cosa che non serve a nulla. Mettiamo qua, perfetto. Perfetto, ragazzi. Abbiamo un fungo, abbiamo mangiato un fungo, mangiamo un altro po' in casa, ora vediamo se ci dice di nuovo che abbiamo fame, ma mangia il fungo. E ho fame, ho capito, ma... Oh, che ti devo dire, mangiati tutto il fungo a sto punto, facciamo così. Ah, di nuovo fame, intanto vediamo lo stomaco, vedete, ho pulito lo stomaco. Che ti devo dire, mangiati tutto il fungo, vai, mangiarlo tutto. Vediamo cosa fa. Se ti riempi lo stomaco. Vai, io dico che il 50% gli può bastare, dai. Facciamo. Ah, sta vomitando, lo sapevo, ragazzi. Lo sapevo. Si è messo a vomitare, lo sapevo, ragazzi, che c'era qualcosa che non va a sto fungo. Ma scusa, ma tu hai fame, hai fame? Il fungo crudo, ovviamente. Vabbè, ragazzi, purtroppo è così. Che ce devo fare? Tanto se abbiamo già tutto negli atturi, facciamo puzza, ragazzi. Sto facendo una puzza. Gli ha lo stomaco di nuovo. 32%, 31%, vabbè, si sta svuotando. Ragazzi, che ci devo fare? Poraccio, mi sto facendo bene il mio personaggio. Va bene, ragazzi. Per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto vomitare anche il mio personaggio, poraccio. Ha preso un fungo crudo, si è mangiato, ma ovviamente si è messo a vomitare. Ragazzi, ho là di nuovo fame, non so cosa fare. Adesso, nel prossimo episodio, proviamo a lottare questa zona, ma è molto pericolosa, quindi non so se andarci, ragazzi. Scrivete voi nei commenti se volete che vado in questa zona qua. È molto pericolosa, io lo dico, ci sono mech, ci sono zombie, ci possono essere anche player. Quindi è una zona altamente pericolosa e il loot non è che sia così eccessivo. Sì, c'è, ma non è così eccessivo. E ragazzi, non lo so, ditemi voi se volete che vada a lottare questa base militare. Qua non è una base militare, è tipo una prigione, ecco. E ragazzi, che devo dire? Per questo episodio è tutto. Noi abbiamo ammazzato quello là, poraccio, che era senza niente. L'abbiamo ammazzato dentro la base militare. Che peraltro non lo vedevo, era un uomo invisibile, abbiamo ammazzato. Poi abbiamo fatto l'evento, abbiamo fatto una bella azione uccidendo tre persone. Adesso ho provato a sopravvivere un pochettino, sono riuscito a scappare dalla base militare. Insomma, qualche cosa l'abbiamo fatto in questo episodio, il tempo vola. Quindi ragazzi, lasciate un bel like, commentate in tanti, andate a vedere anche i video precedenti se non l'avete visto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci becchiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!